Siamo in compagnia di Francesco Vaccarella del Maneggio di O, anche quest'anno ha partecipato a questa manifestazione che ormai è diventato un appuntamento da non perdere per Campomarino. Ecco appunto qual è lo spirito che vi fa partecipare ogni anno e dare questo vostro contributo alla mostra. Sì, cerchiamo di non mancare mai, collaboriamo come sempre tutti gli anni. Quest'anno purtroppo senza cavalli, il tempo non ci ha accompagnato e ci è stato proprio impossibile arrivare a cavallo, il vento era troppo forte, i cavalli sarebbero spaventati e come sempre ce la mettiamo tutta e continuiamo. Anche quest'anno in maniera pratica, proprio ecco, il vostro contributo avete avuto uno scopo anche benefico, avete portato i dolci agli anziani? Sì, ogni anno Costanza con le signore del borgo ci preparano questi dolcetti che noi poi portiamo alle persone malate che non escono di casa, è una specie di presepe itinerante. In genere partivamo col calesse, quest'anno non ci è stato possibile, siamo andati con i bambini delle scuole, con le suore e gli anziani ormai ci aspettano, è un appuntamento che ogni anno si ripete e dà gioia a noi e spero anche a loro, agli anziani che vivono in casa 365 giorni all'anno. Diciamo che è una tradizione questa che ormai si è radicata nel territorio ed è una tradizione da non perdere. E io spero che diventi una tradizione, sono parecchi anni, se non sbaglio questa è la 13ª edizione dei presepi e spero continui ancora per molti anni, ci proviamo. Sarebbe forse il caso che altri ci aiutassero, che ci dessero una mano in questo, proprio per farla durare nel tempo. E ringraziamo la signora Pina, presidente dell'associazione, e il figlio Francesco, titolare del Maneggio di O. Quindi tanti apprezzamenti che sicuramente sono uno stimolo in più per dare la conferma anche per l'anno prossimo, per la nuova edizione. L'anno prossimo vediamo, intanto io quando arrivo al 6 gennaio, dopodiché per un po' di tempo stacco e non voglio vedere nulla, poi ne riparleremo tra un po', però insomma vediamo, se non ci sarò io ci sarà qualcun altro che porterà avanti questa tradizione, perché dopo 13 anni ovviamente non può essere chiusa, non può ritenersi esaurita come esperienza, proprio perché nella sua particolarità ogni anno è diversa, ogni anno ci sono presepi nuovi, ogni anno ci sono punti di riferimento maggiori e insomma mandarla a monte dopo 13 anni sarebbe una perdita di energia e soprattutto di credere in un progetto e quindi credo che a prescindere da me ci sarà qualcuno che lo farà, per cui siamo fiduciosi in questo. Ovviamente l'augurio è che resti proprio Costanza Carriero a mandare avanti ancora questa manifestazione che comunque è molto sentita dalla popolazione, diceva anche lei stessa, sono state le signore a invogliarla a fare anche questa edizione. È vero, le signore sono contentissime di collaborare in questo progetto, lo fanno con molta molta dedizione perché poi comunque sono giornate di festa per tutti, eppure loro sono qui, ripeto, stamattina abbiamo cominciato a impastare alle 8 ed erano tutte lì, non è mancata nessuna, quindi questo non può che confermare la loro, diciamo così, la loro forza e il loro modo di vedere questa manifestazione e di volergli bene, perché se non vuoi bene a queste cose, sì, puoi fare il volontariato quanto ti pare, però se non ci credi nelle cose la puoi fare una volta, la puoi fare due, ma tutto il periodo delle festività diventa complicato, invece loro ci tengono molto e invece altrettanto le persone di Campomarino sono molto molto affezionate, soprattutto perché nel nostro paese è diventato poi un punto di riferimento e vengono giù, a parte a portarci presepi, collaborare con noi, vengono qui, noi poi sistemiamo le cose per cui arrivano le persone, ci montano il presepe, li lavoriamo insieme, li aggiustiamo, li smontiamo, li rimontiamo, insomma c'è tanto lavoro, però è bello perché sono proprio loro che hanno voglia di partecipare. Diciamo che è impossibile immaginare un Natale a Campomarino senza questa mostra. Beh, questo non lo devo dire io, chiaramente non spetta a me, però volentieri loro lo fanno, i miei concittadini apprezzano molto questa cosa e io non posso che essere contenta della loro disponibilità.
e delle loro, diciamo così, dei loro apprezzamenti e di ciò che pensano di questa mostra, quindi un grazie anche al loro sentito, molto sentito. Ricordiamo un attimo quanti sono i presepi e da dove vengono quest'anno le miniature? Le miniature, come sempre, ogni anno aumentano, addirittura negli ultimi 2-3 giorni sono ulteriormente... Ho cominciato a inizio l'8 dicembre, diciamo, con 654, adesso ne sono aumentate nel numero di altre 3, perché una mi è stata regalata di alcuni amici di Santa Croce ed è una caffettiera, una moca con dentro materialmente un presepietto in miniatura. E poi ve ne sono arrivati altre 2 molto carini, tutte e due in legno, diversi ma tutte e due in legno. Uno arriva da Milano e un altro mi è stato portato da un'amica di Larino che lo ha comprato appositamente e viene da Gerusalemme, quindi assolutamente ogni anno aumentano. Vengono un po' da tutto il mondo, vengono dal Brasile, dal Perù, dall'Africa, abbiamo tanti presepietti che arrivano dall'Africa, dalle nostre missioni italiane, che quando tornano in Italia portano questi pensierini, diciamo così, per raccogliere un po' di fondi e portare un po' di sollievo a quelle popolazioni. E quindi sono un po' sparsi da tutto il mondo, dall'Europa, dall'Austria, dalla Germania, da Parigi, dalla Spagna, veramente da tutto il mondo. Ricordiamo per ultimo, anche se non per importanza, anche lo scopo benefico che ha la mostra come ogni anno. Sì, noi facciamo una raccolta in qualche modo della parte non di fondi, perché a livello economico non lo facciamo, noi preferiamo non gestire soldi pubblici e neanche privati, però per esempio nei giorni scorsi, oggi obiettivamente con questo tempaccio è impossibile, ci sono state delle scuole e soprattutto il professionale di Campomarino e Larino che ha fatto una raccolta, hanno creato delle piccole calamite che vengono, diciamo così, che rappresentano Norcia, Arquata, tutta quella parte dove purtroppo è stata colpita, quella parte di territorio colpita dal terremoto, hanno fatto delle felpe che peraltro sono caldissime, sono morbidissime, io ne ho acquistata una proprio perché a scopo di beneficenza, devo dire che è un ottimo prodotto, e mettono queste cose così per raccogliere un po' di fondi e dare diciamo in qualche modo un aiuto a chi è meno fortunato. E sono molto contenta perché, ripeto, noi non facciamo un ragionamento basato sulla parte monetaria, su parte dei soldi, però aiutare queste popolazioni, per noi che siamo meglio, è assolutamente un dovere, e quindi è un appello proprio per non smettere di fare beneficenza sotto questo aspetto, assolutamente sì. E dalle immagini di questo bellissimo presepe realizzato all'uncinetto e per cui ci sono voluti quasi 2 anni di lavoro, chiudiamo questa puntata di Viaggio in Molise. Se volete rivederla potete andare sul sito www.telemolise.com oppure sul digitale terrestre al canale Molise Mio. Vi ricordo che ci vediamo anche nel Lazio e in Abruzzo.